get a good feeling, yeah. Siamo in compagnia di Luciana Fiorini, una delle docenti, una delle collaboratrici più strette della direttrice all'interno del CSFO. Una giornata veramente particolare, questa l'ultima delle tre giornate dedicate ad aprire le porte a tutti i clienti che possono ottenere un trattamento praticamente a costo zero dai vostri alunni che, nonostante siano giovanissimi, sono veramente bravissimi. Grazie, noi dobbiamo soprattutto, intanto ringraziamo la direttrice perché ha organizzato tutta questa manifestazione, seppur breve e ridotta nell'ordine di tempo, e soprattutto io vorrei ringraziare le colleghe che curano giorno per giorno la preparazione di queste ragazze. L'impegno della scuola è quello di creare dei professionisti, non diciamo delle figure approssimative, perché nel momento in cui loro andranno sul mercato dovranno essere in condizioni di affrontare qualsiasi tipo di difficoltà che il lavoro può presentargli. Quindi il mio grazie va soprattutto, insomma, all'organizzazione, allo staff tutto, e naturalmente a chi di questo centro di formazione è a capo. Non è facile trovare dei docenti e delle direttrici che affidano i propri clienti ai propri alunni. Si sa che quando inizia il tirocinio, o comunque quando un ragazzo ha appena ottenuto la qualifica, difficilmente gli si affida una testa per fare magari uno shampoo, per fare una piega o ancora peggio un taglio. La fiducia, il pilastro portante che voi avete dimostrato in queste giornate per i vostri alunni, com'è stata la risposta? La risposta è stata molto positiva. Noi abbiamo avuto in queste tre giornate delle persone che si sono proprio meravigliate della capacità dei nostri allievi di affrontare le varie situazioni di taglio, di acconciatura o di lavori tecnici ben più complessi. Naturalmente per arrivare a questo punto c'è tutto un lavoro dietro le quinte, diciamo così, tra virgolette, che avviene giorno per giorno. Noi qui, oltre a curare, diciamo, l'attività pratica manuale, quella che è proprio l'attività di laboratorio, curiamo anche l'aspetto psicologico dei ragazzi e gli educhiamo ad accettare, a ricevere chiunque arrivi domani nel salone che loro vorranno magari aprire o nel salone dove lavoreranno, per farli trovare in una situazione di tranquillità. Facciamo molte ore di formazione a ruolo e di psicologia che serve proprio allo studio del futuro cliente, nonché delle piccole lezioni di marketing e di strategie di vendita proprio della loro attività professionale, che io penso oggi sia importantissima, perché naturalmente oggi non ci accontentiamo più della semplice piega. Noi vogliamo essere alla moda, vogliamo essere al passo con i tempi, vogliamo poter affrontare qualsiasi tipo di lavoro con calma e con serenità. A questo proposito, i ragazzi come hanno reagito all'iniziativa che gli avete proposto? Si sono agitati, sono stati contenti? Qual è stata la reazione, diciamo, più sensibile che avete notato? Allora, quello che accade è che loro prima di tutto chiedono di avere contatto con l'esterno, perché per loro è grande soddisfazione. Quando arriva il momento, come è giusto che sia, si preoccupano e quindi si agitano, però hanno risposto benissimo. Lei ha potuto vedere che lavorano con tranquillità, con serietà, non c'è agitazione, vanno avanti a fare il loro lavoro con una pacatezza che appunto viene da questa preparazione che c'è a monte. Ha appena concluso questo taglio veramente particolare, una piega sbarazzina che le dà veramente tanto movimento. Le ragazze del corso del CSFO hanno veramente fatto un lavoro egregio. Come le sembra di vedersi oggi con questo nuovo taglio, con questa nuova acconciatura? Benissimo, Marika in questo caso ha saputo tradurre la mia richiesta, è stata bravissima, professionale, nonostante la sua età, in quanto ho saputo che ha 16 anni, solo 16 anni, è stata veramente professionale e le auguro di avere un successo davanti. Qual era la sua richiesta, signora? Questo era quello di rendermi un po' più sì, sbarazzina, essendo piccolina come statura, di slanciarmi un po'.
ha saputo tradurre perfettamente. La cosa importante da sottolineare è che le ragazze sono tutte studentesse, quindi non sono ancora professioniste. Insomma, partono bene, se già da studentesse riescono a dare questi risultati. Benissimo, veramente spero un gran bene, un grande successo. Tornerà qui, signora, per farsi i capelli anche in futuro? Sì, se ci saranno occasioni in futuro, come no? Sì, sicuramente. Simona sta lavorando sulla testa di una delle tantissime clienti che sono accorse qui in questa giornata particolare, dove voi ragazze del corso state veramente lavorando sul campo. Che cosa è la tecnica che stai praticando sulla signora? Allora, ho fatto delle mesh con la decolorazione e ora le sto controllando per vedere se hanno schiarito. Ecco, quale sarà il risultato finale che otterrai da questo trattamento? Che praticamente devono essere molto chiare, devono arrivare a un biondo molto chiaro. Quindi ci sarà comunque questo movimento tra il colore più scuro e il colore più chiaro che stai ottenendo attraverso questa tecnica? Sì, sì. Qual è la parte più delicata del trattamento? Che praticamente le ciocche devono schiarire a livello base del colore. Se ha un colore molto scuro, le ciocche non riescono a schiarire, quindi devono stare molto tempo per schiarire. È la prima volta che pratichi questa tecnica? No, anche altre volte l'ho fatto. Quindi il risultato è garantito? Sì, sì. Senti, tu a che anno sei iscritta? Al terzo anno a Conciatori. Allora Giovanna, tutta questa impalcatura in testa, sicuramente ci sarà un risultato eccezionale. Che cosa speri di ottenere? Vabbè, sicuramente mi aspetto un ottimo risultato, sono tutte ragazze giovani, quindi insomma sicuramente un ottimo risultato. Sono tutti alunni quelli che oggi si stanno veramente prodigando per dare dei risultati eccezionali, li abbiamo potuti verificare con mano. Tu che cosa vorresti ottenere? Un capello particolarmente mosso? Sì, insomma, abbastanza, visto che sono comunque liscia di natura, abbastanza mosso, sì. Si è occupata di te Valentina, come ti ha trattato? Bene, benissimo. A questo proposito Valentina, tu sei l'artefice della testa di Giovanna, ecco, come l'hai trattata, qual è la tecnica che hai utilizzato? Allora, abbiamo utilizzato una pizzicata, da un capello liscio cerchiamo di renderlo mosso, visto che a lei, avendo capelli lisci tutti i giorni, l'abbiamo deciso di cambiarla per farsi vedere in un modo diverso. A proposito del modo diverso, solitamente è questo che vuole ottenere una cliente quando va da un parrucchiere o comunque in un centro estetico, cambiare il proprio aspetto. In questo caso, come vi siete accordate tu e Giovanna nella scelta del risultato da ottenere? Ma mi ha chiesto di vedersi diversa dal solito e quindi abbiamo cercato di arrivare ad un punto d'incontro. Non farli troppo ricci né troppo lisci, quindi una via di mezzo. Tu sei una luna, a che anno sei iscritta? All'ultimo anno, il terzo. Quindi tra poco approccerai proprio al mondo del lavoro. Quanto è importante capire l'esigenza della cliente, ma anche frenarla un pochettino in scelte troppo azzardate che comunque tu da esperta non condivideresti? È importantissimo, perché i consigli servono appunto a modificare la cliente, però comunque a farla diventare bella. Jacopo, siamo al momento dell'asciugatura sulla testa della tua cliente, ma prima c'è stato un grande lavoro dedicato appunto al taglio, un taglio particolare. Che tipo di taglio l'hai praticato? Un taglio scalato. Scalato e ho fatto una piega liscia. Un taglio scalato sicuramente non sta bene a tutte le clienti. A chi è indicato questo tipo di taglio? A una ragazza con una faccia bella tonda e comunque che ha un bel viso, lucente, luminoso. Senti, quanto è importante capire da una parte le esigenze della cliente, il suo desiderio, e dall'altra, con la tua professionalità, poterle dare un consiglio giusto per il suo tipo, la sua morfologia, ma anche il tipo di persona? Vabbè, bisogna capire bene i capelli, come la struttura del capello, la cute, e poi vedere che tipo di prodotti bisogna mettere, queste cose qui. Quindi in pochi minuti, effettivamente, quelli prima del trattamento, sì. Il parrucchiere deve veramente valutare una serie infinita di fattori. Sì, sì, sì. Deve vedere comunque bene il prodotto, perché sennò il risultato finale uscirà male. Deve vedere tante cose comunque. A che anno sei iscritto? Secondo anno. L'anno prossimo prendere la qualifica? Sì, prenderò la qualifica. Qual è l'esperienza qui all'interno del CSFO? Che ricordo ti lascerà?
che comunque mi è piaciuto molto mi sono piaciuti molto questi 2 anni e mi sono trovato bene, comunque ho imparato tantissime cose.